Mentre la situazione in tutta Italia e nella vicina Emilia rimane preoccupante, in Bassa Romagna, dopo le precipitazioni intense e continue dei giorni scorsi e la situazione di allerta che si era creata in particolare per i fiumi Senio e Santerno, finalmente è calato il rischio di esondazione. La netta diminuzione dell'intensità delle piogge, sia sul crinale di confine che nelle aree pedecollinari, hanno contribuito a far ritornare la situazione alla normalità. Il livello del Senio e del Santerno era già sceso di diversi metri sabato scorso, così pure il Lamone, che si era gonfiato senza però mai creare particolari preoccupazioni. Nel primo pomeriggio di domenica è cessato il preallarme, anche se la Protezione Civile dei comuni della Bassa Romagna ha continuato ad effettuare le opportune verifiche lungo il corso dei fiumi, controllando con attenzione lo stato degli argini. Il Santerno, che si era particolarmente ingrossato all'altezza di Cadilugo, il Senio, che preoccupava nei pressi di Cotignola, e il Lamone, che si era alzato di 2 metri in pochissime ore, finalmente sono tornati sotto il livello di allerta, rimanendo comunque dei sorvegliati speciali. Gli unici problemi continuano a riguardare il ponte della Bastia, nei pressi di Ravezzola, dove la piena del Reno ha portato a valle quintali di legname e di detriti e rifiuti di ogni genere. Francesca Diletta per Faenza Web TV.